Ciao, benvenuti. Eccoci qui di nuovo con la nostra promozione del mese. Oggi parleremo di Seal and Protect, che come dice già la parola, è un prodotto che sigilla e protegge. Praticamente è un rinforzante per le unghie che lavora da dentro, per creare delle unghie molto più forti. Lo possiamo utilizzare anche come base sotto qualsiasi prodotto artificiale. Io sono Anna Maria Montorselli e sono il coordinatore Magnetic Italia e oggi sono qui negli studios di Magnetic in Olanda, accompagnato da Serisa Klein, la brand manager di Magnetic, e vi presentiamo il Seal and Protect. Vediamo. Il Seal and Protect praticamente cosa fa? Penetra nella superficie dell'unghia e si va ad unire alle cellule di cheratina dell'unghia naturale. Allora, lo possiamo definire un indurente, un rinforzante per l'unghia naturale professionale perché lavora dall'interno. Oltretutto, come ho detto prima, può essere un'ottima base per un qualsiasi prodotto quando abbiamo un'unghia magari un po' più debole, oppure per quelle clienti dove l'adesione non riusciamo mai a farla durare più di tanto, insomma, quelle clienti che hanno problemi con il sollevamento. Allora, qui possiamo mettere il Seal and Protect come base. Andiamolo a vedere questo Seal and Protect. Intanto vediamo il Seal and Protect come lo possiamo utilizzare in un servizio semplicemente di rinforzare l'unghia della nostra cliente. Vediamo cosa ci ha preparato Serisa. Iniziamo sempre con il prep and wipe. Sgrassiamo per bene l'unghia naturale. Adesso prendiamo il nostro prodotto Seal and Protect e lo applichiamo finemente, proprio uno strato sottile e attenzione a non toccare le cuticole. Poi lo andiamo a catalizzare e rimuoviamo lo strato di dispersione. Questo passaggio si può ripetere una o due volte in base all'esigenza dell'unghia che state trattando. Vi consigliamo un servizio Seal and Protect di questo genere ogni 4 settimane. Vi possiamo garantire che la ricrescita è invisibile all'occhio. Guardate la differenza! Fantastico! In questo modo l'unghia naturale è più forte, praticamente si rinforza proprio nell'immediato. Avete visto proprio la differenza tra l'unghia trattata e quella non trattata con Seal and Protect? E ricordatevi, lo ripeto, è anche un'ottima base per applicare un colore o qualsiasi altro prodotto come un gel polish, per esempio. E adesso vi voglio mostrare la collezione estate 2024.
Quanto sono belli i nostri colori estate 2024, vi piacciono? Io li adoro e non vedo l'ora di provarli tutte sulle mie manine. Allora, come ho detto prima, torniamo al nostro Seal and Protect. È una perfetta base anche in quel caso che magari voleste togliere il prodotto con il soak off, con l'acetone per esempio. Anche in quel caso l'unghia resterà protetta e vi possiamo garantire una perfetta adesione, una durata maggiore e sicuramente nessun sollevamento. Andiamo adesso di nuovo al tavolo con la nostra Serisa e vediamo come applicare il Seal and Protect come base. Sempre iniziamo con Prep and Wipe e sgrassiamo perfettamente l'unghia senza fretta, lentamente, e l'unghia deve essere perfettamente pulita. Prendiamo il nostro Seal and Protect e applichiamo sempre uno strato sottile, non andate a toccare le cuticole. Catalizziamo, togliamo lo strato di dispersione. Ecco qui. Dopodiché andiamo ad applicare sopra al Seal and Protect la nostra Building Base. Anche qui uno strato sottile. Restiamo sempre sul nostro naturale. Dopo il building base, vedi, facciamo gli strati che abbiamo necessità di fare, perché building è comunque un costruttore. Costruiamo l'unghia e poi lo finiamo con il Mystical Shimmer Top Gel. Questa ovviamente è una scelta molto personale. Qui, per farvi vedere i nostri shimmer, il Mystical Shimmer, abbiamo deciso di applicare il blu. Andiamo a definire la forma, limatura, vedete, minima, e questo è il risultato finale. Ovviamente potete mettere il top gel a scelta che più vi piace. Ma questi Mystical Shimmer li vogliamo andare a vedere tutti? Sì, abbiamo visto i Mystical Shimmer, che sono i nostri top gel, che danno un po' di sfumatura colorata in base al colore sotto. Sceglieteli bene, mi raccomando. E vi è venuta voglia di lavorare con il Seal and Protect? È un prodotto molto molto importante per noi in salone e questo mese è in promozione con il 20% di sconto. Ovviamente offriamo anche all'interno dei nostri corsi il Seal and Protect. Se siete interessati a partecipare a un corso, se avete bisogno di più informazioni oppure se avete voglia di distribuire Magnetic in alcune zone libere in Italia, vi invito a contattarci sul nostro sito che vedete qui in sovraimpressione. Scriveteci anche in italiano e saremo noi a rispondervi o a indirizzarvi al vostro distributore di zona. Però il Seal and Protect, no, se ci penso bene, noi lo possiamo utilizzare sotto
ogni servizio per creare una migliore adesione, per esempio sotto al Power Gel. Che bello il nostro Power Gel, che vi dà un controllo perfetto durante l'applicazione. Serisa ci ha preparato una applicazione con base Seal and Protect e poi il Frosted Pink. Andiamo a vedere. Allora, andiamo a sgrassare l'unghia con il Prep and Wipe, lentamente, senza fretta. Una volta che l'unghia sarà completamente, diciamo, pulita, andiamo ad applicare il primo strato di base Seal and Protect. Uno strato sottile, non tocchiamo le cuticole e se mettiamo il Seal and Protect non serve assolutamente mettere il Soft Bond. Catalizziamo, togliamo lo strato di dispersione e poi andiamo a metterci su direttamente lo Sparkling White del nostro Power Gel. Eccolo qui. Perciò, come abbiamo detto prima, ottimo il Seal and Protect, non solo come servizio di rinforzante, ma anche come base, per esempio, sotto il Power Gel. Vedete il Power Gel quanto tempo ci lascia per sistemarlo, per scolpirlo, per distribuirlo. È un prodotto veramente meraviglioso. E il Seal and Protect sotto mi dà la garanzia di un'adesione perfetta anche su un'unghia, diciamo, come vogliamo dire, magari un po' più debole, un'unghia non proprio forte. Andiamo a definire la forma. Come vedete, questa è una semplice unghia da salone. Andiamo a levigare la superficie sempre con la nostra lima igienica, vedete, sempre il cuore qui in PVC e la lima sopra che è removibile e possiamo prenderne una nuova per ogni cliente evitando così qualsiasi contatto. Bene, una volta che abbiamo levigato la nostra superficie alla forma perfetta, applichiamo in questo caso il Supreme Finish che abbiamo scelto per quest'unghia. Supreme Finish è uno dei nostri tanti top gel. Ricordatevi che il Supreme Finish ha un filtro UV che si sposa benissimo con il nostro Sparkling White. Catalizziamo ed voilà, ecco qui il risultato finale. Ed eccoci qui, siamo arrivati alla fine di questo tutorial. E, se volete lavorare con Seal and Protect, se siete un po' curiosi di sapere come funziona per Benino, vi aiutiamo noi perché questo mese Seal and Protect è il prodotto del mese e c'è una promozione con il 20% di sconto. Se avete voglia di saperne di più,
contattateci al nostro sito web che vedete in sovraimpressione, anche in italiano scriveteci e saremo noi ad indirizzarvi al vostro distributore di zona. Per oggi è tutto, grazie per essere stati con noi e come si dice da queste parti, I am magnetic e voi?